L'importanza è quella di essere riuscita a recuperare 800.000 euro di economie attraverso un lavoro di collaborazione tra gli uffici tecnici della provincia di Teramo e della regione Abruzzo per fare in modo che alcune strade del nostro territorio provinciale non fossero più abbandonate, quindi si potesse dare una risposta ai cittadini di quelle zone e ai tanti turisti che frequentano quelle zone. Mi riferisco in particolare ad alcune strade che sono delle strade alternative alla SS 259 e che permettono da Alba Adriatica di entrare verso l'interno. Addirittura c'erano alcuni tratti che erano diventati impercorribili e potevano essere causa di pericolo per uomini e mezzi. Quindi diciamo grande attenzione verso queste zone che in passato erano state trascurate. Ecco, andremo ad intervenire su strade secondarie che vanno a collegare strade principali e sono interventi che sono attesi da tantissimi anni. Parliamo della strada di Alba Adriatica, del tratto che collega Tortoreto con Corropoli, e sono importanti anche in virtù del grande evento sportivo che avremo in provincia di Teramo, nel comune di Tortoreto, nel famoso Giro d'Italia. Ecco, dobbiamo far percepire ai nostri concittadini, ai turisti che verranno nelle nostre zone, che troveranno un territorio con meno buche possibili. Così la percezione che le cose cambiano sul nostro territorio. Stiamo trovando tantissimi soldi, altri soldi per migliorare le nostre strade. Io dico di avere pazienza, perché in un anno e mezzo abbiamo messo a sistema tantissimi interventi, ne stiamo mettendo, come vedete anche oggi, altri interventi, e nei prossimi 2 anni e mezzo arriveremo su tanti altri territori. Io capisco il grido di dolore di tanti che mi chiamano, ci scrivono per avere interventi. Io sono convinto che con il buon lavoro serio e concreto che abbiamo messo in campo, arriveremo in tante realtà.